Io prima di cominciare, innanzitutto devo ringraziare tantissimo il GUIT, non tanto per l'invito, per la disponibilità a sentire questa cosa, ma perché nel mio vero lavoro il GUIT è assolutamente essenziale. Io faccio l'ingegnere di supporto al servizio studi della Banca d'Italia, noi abbiamo un bel po' di ricercatori che utilizzano l'ATEC all'interno e quindi insomma, le risorse GUIT, la guida e così via risolvono gran parte del mio tempo nelle richieste di supporto dei colleghi, quindi questo diciamo va detto. Rispetto al tema di oggi, quello che tenterò di presentarvi, che ho scritto, lo trovate in Ars Technica, è una impresa per così dire, è una lunga storia che comincia alla fine degli anni 80, quando nascono queste riviste di programmazione. In Italia sostanzialmente le uniche riviste di programmazione sono state queste e hanno avuto una lunga storia. Sono riviste di programmazione di ambito, diciamo, intermedio, popolare, professionale, hanno divulgato molto la programmazione negli ultimi anni, fin da allora, e si sono confrontate con un mondo che ovviamente negli ultimi anni è cambiato. È cambiato molto. Diciamo, vi lascio, non vi annoio di persona lasciandovi annoiare sulla pubblicazione, un po' tutta la storia come è arrivato a questo punto. Quello che è successo molto praticamente che 2 anni fa l'editore che faceva solo quello, cioè faceva solo riviste per programmatori e per motivi di crisi e così via, ha deciso di chiudere. E questo ha lasciato, quando un editore chiude è sempre un guaio. In generale, perché lascia un editore è una vista sulla società. E in questo caso è un guaio ancora più grosso perché lasciava per quelli come me che fanno il programmatore per professione, ma soprattutto per passione, lascia veramente un vuoto di rappresentatività anche di una professione, di una passione, di un ambito culturale e così via. E quindi quando è successa questa cosa, tutto sommato l'idea di adattarsi alla perdita veramente dell'unico spazio che c'era per i programmatori per raccontare la loro cultura, insomma non ci siamo adattati. Cioè, abbiamo voluto prendere in mano questa situazione e in realtà l'abbiamo fatto piuttosto che cercare di dare nuova linfa ad un processo editoriale che tutto sommato mostrava i suoi limiti. E abbiamo deciso di ritornare alle basi. Quando era nato Infomedia, io ho lavorato in Infomedia per non più di 6 mesi, quindi insomma non ero nemmeno uno molto addentro a questa cosa, ma quando era nato era sostanzialmente una palestra, un laboratorio, un modo per fare le cose e raccontare le cose che si stavano facendo. E quindi abbiamo deciso di ricostruire tutto il processo editoriale piuttosto che sulla base di un processo editoriale di una casa editoriale normale, quella che è pubblica, in pagina, acquisisce, mettendoci all'interno quello che siamo noi, cioè i programmatori. E quindi abbiamo pensato agli strumenti per fare questa cosa e abbiamo introdotto tutti quanti gli strumenti che i programmatori utilizzano normalmente. Per fare le riviste Infomedia oggi si utilizza, che so, Subversion, che è il sistema di gestione delle revisioni con il quale normalmente si fa il codice su internet, il codice open source, ed è lo stesso identico strumento che è utile per distribuire, ma non il codice che costruisce la rivista, anche quello, e quello era ovvio perché essendo codice si distribuisce con Subversion, ma proprio gli articoli della rivista. L'obiettivo era fare in modo che tutto il processo editoriale fosse costruito con gli strumenti da programmatori. Perché questo? Perché volevamo costruire un ambiente di, come si dice con cosa, di open publishing. Open publishing vuol dire un coinvolgimento diretto della comunità all'interno della creazione del contenuto. Quello che volevamo fare, appunto, era fare in modo che questa, che era una comunità, la comunità dei programmatori che si coinvolgevano in questa cosa, partecipasse ancora più attivamente. Quello che aveva fatto Infomedia, indipendentemente da tutto e con il vecchio modello editoriale e il vecchio modello di business che aveva, era dare voce a qualcosa come 800 collaboratori,
nell'arco di 10 anni e passa, non è che avevano scritto sempre le solite 20 persone su queste riviste. Praticamente un po' tutti quanti i professionisti, quelli che poi, insomma, in un certo senso erano andati verso l'accademia, verso le aziende, verso la cosa, avevano cominciato scrivendo per queste riviste. E gestire un flusso così ampio di collaboratori è una cosa bella perché dà molta varietà rispetto anche ad altre attività, altre cose simili, che poi tutto sommato, se vedi in un anno, le firme che compaiono sulle riviste sono sempre quelle 10, 15, 20 persone che, per quanto brave e bravissime, perché io poi le conosco, però la varietà rimane sempre quella. E quindi l'idea di Open Publishing si basava proprio su questi strumenti. Abbiamo costruito una serie di strumenti e nell'impaginazione vera e propria ci siamo guardati attorno. Ora l'impaginazione anche delle riviste mediamente non si fa con il LaTeX, a meno che non siano riviste scientifiche che hanno una struttura particolare. L'idea di fare una rivista popolare sotto un certo punto di vista, perché poi i numeri delle riviste sono tali da poter dire di essere popolare, era fare una rivista diversa. Soprattutto bisognava distribuire il ruolo dell'editor, cioè fare in modo che l'editor che poteva costruire questa rivista, poteva essere una persona non con queste competenze enormi. Precedentemente, prima di noi sostanzialmente, l'idea di fare una rivista, tra virgolette, popolare, il LaTeX, c'era già stata fatta, era già stato fatto, era stato fatto da Free Software Magazine e Gianluca Pignalberi. Abbiamo costruito una classe LaTeX con una idea di rivista popolare a colori, un pochino meno seriosa delle riviste scientifiche e così via, e per un certo periodo, per qualche anno, avevano pubblicato una rivista che si chiama Free Software Magazine, fatta da Tony Mobili, che peraltro è un ex di Infomedia anche lui, insomma, quindi diciamo era la stessa scuola. Quando noi ci siamo trovati a rimettere in piedi questa cosa, era è stato quasi naturale riagganciarci a quella storia. Ma poiché diversamente da quello, noi volevamo costruire appunto un sistema di open publishing, coinvolgere le persone, dovevamo rendere molto più semplice la realizzazione delle riviste. E le riviste costruite con le classi fatte da Gianluca erano abbastanza complicate nella costruzione finale, cioè quando alla fine si andava a impaginare la rivista finale, c'era bisogno di uno bravo che mettesse giù il documento principale e trasformasse tutti gli articoli in LaTeX. Quindi il primo contributo che abbiamo programmato è stato quello di non usare LaTeX per usare LaTeX. Quello che abbiamo fatto è quindi utilizzare un formato simile, grosso modo, a quello del Wiki, che un formato solo testuale con del markup molto semplificato che permetteva di separare, per così dire, il contenuto di un articolo e di un articolo di quel particolare stampo, cioè un articolo tecnico con del codice, con delle figure e così via, dalla sua realizzazione LaTeX. Questa separazione ci permetteva soprattutto di dare uniformità alla rivista. Questo perché? Perché il LaTeX c'ha il difetto che ciascuno può usare tutti gli ambienti che vuole all'interno del LaTeX, può utilizzare ambienti anche alternativi per fare le stesse cose, posso usare il listing piuttosto che il verbatim e così via. E quindi, dovendo distribuire il lavoro dell'editor o addirittura dovendolo dare all'autore direttamente, non potevo fare un documento normativo come fanno le riviste scientifiche, molto pesante dal dire, beh, allora il verbatim me lo usi con lo spazietto da 3 punti e così via. In questo modo si separava completamente la cosa. Se l'utente voleva usare del codice, mette 2 trattini, poi scrive il codice, poi rimette 2 trattini e è finito. La trasformazione dal documento che noi chiamiamo TCHL al tech di produzione viene fatta da un programma LISP, un programma in Emacs LISP, cioè c'è un ambiente LISP. Ovviamente abbiamo riciclato del codice altrui su questa cosa, e che diciamo inserisce all'interno del documento tech gli ambienti che noi abbiamo scelto per dare uniformità alle riviste. E questa è stata la prima contribuzione, per così dire.
La seconda contribuzione è stata quella di programmare il flusso di lavorazione. Programmare il flusso di lavorazione vuol dire: io non posso mettere nelle mani di editor che potenzialmente non sono così competenti strumenti per cui devono fare la compilazione, poi la devono rifare per rifare l'indice, poi devono fare la bibliografia e così via. Abbiamo costruito un software open source in Python, 800 righe di codice, non è nemmeno questa cosa fantascientifica, nella quale ci sono tutta una serie di comandi che servono per compilare i singoli articoli, comporre la rivista e via dicendo. Questo programma in particolare si occupa anche non solo di fare l'impaginazione della rivista in PDF, ma anche di fare tutto quello che riguarda la contribuzione sui server online. Cioè, se io devo gestire la rivista, il magazine e così via, il checkout dal server online oppure l'update della rivista o tutte le altre cose che avvengono perché gli editor stanno lavorando contemporaneamente in modo distribuito sulla cosa, se ne occupa direttamente il programma. Le altre cose che abbiamo fatto è migliorare le macro LaTeX fatte da Pignalberi per Free Software Magazine. Questo è stato forse uno degli ambiti, ed è tuttora uno degli ambiti più complicati, perché io personalmente non sono un grande tecnico, insomma, mettiamo tecnico con la... E quelle macro erano abbastanza complesse. Noi avevamo bisogno di macro molto flessibili che ci permettessero di impaginare articoli con una certa varietà, mentre Free Software Magazine aveva un'impostazione abbastanza rigida, gli articoli dovevano essere in un certo modo, la testata doveva essere presa in una certa cosa. E in queste cose questo lavoro sta andando avanti. Presumibilmente chi vede la rivista ci nota moltissimi errori LaTeX sopra, cioè guardando l'output si vede che ci sono degli errori. E questo perché, diciamo, in parte dipende dalla nostra non grande competenza in merito, in parte perché appunto stiamo tentando di fare una cosa decisamente sofisticata, non si tratta di impaginare il documento tipografico classico di un libro e così via. Ci sono tutta una serie di cose che non sono immediate nell'utilizzo del LaTeX nel formato che utilizziamo, sulle quali, diciamo, per così dire, andiamo avanti toppa dopo toppa. E su questo, diciamo, il codice è tutto quanto open source, se ci fosse qualcuno che ci dà una mano non è che mi dispiace, per carità. E ci stanno, cioè guardando proprio i PDF delle riviste si vedono una serie proprio di ingenuità probabilmente dovute a questo. Ciò nonostante, alla fine di tutta questa storia il codice migliora giorno dopo giorno, è tutto aperto, quindi chiunque si volesse fare una rivista potrebbe liberamente prendersi tutta questa cosa. È aperto pure la contribuzione alle riviste di informatica che stiamo facendo, quindi chi vuole diventare editor non può non fare altro che dircelo. E l'unica cosa che in questo momento stiamo tenendo come forma di riservatezza, per così dire, è proprio l'SVN delle riviste in produzione attualmente, quindi quelle sono accessibili solo su richiesta, ma tutto il resto del codice è tutto quanto visibile. La costruzione dell'ambiente che permette di realizzare l'intero ciclo di produzione si fa con esattamente tre comandi. E se abbiamo un po' di tempo, me li date 5 minuti per farlo? Ho cominciato abbastanza in ritardo. Sì. Ok, e ve lo volevo far vedere perché è decisamente semplice, e anche per farvi vedere come, diciamo, affrontare un compito del genere con una mentalità. Questo che cos'è? Allora, metto nella directory temporanea, faccio l'autenticazione a internet. Non me lo ricordo.
Faccio l'autenticazione ad internet e posso seguire il documento che sta sotto assembla.org. Assembla è un servizio che mette a disposizione gli strumenti per sviluppatori liberamente. La configurazione del sistema di produzione è fatta da queste fasi. Sostanzialmente si crea una directory che noi mkdir making, cd making. Una volta che abbiamo fatto questa cosa, usiamo l'svn per tirar fuori il codice che costruisce le riviste, se funziona, anche una parte di roba grafica che riguarda. Questo è tutto il codice che serve, è una parte di LaTeX, dei sottosistemi LaTeX e delle cose, e anche dei programmi, solitamente Python, non sempre. Si definisce l'ambiente di lavoro. Ok. Si va dentro issues, che è la directory che conterrà i vari issue delle riviste. Se ne tira fuori una che noi abbiamo fatto di test, sempre con SVN. Ok. E a questo punto si può fare una cosa del tipo tech ls in tc2 0101. Questo ci dice quali sono gli articoli che sono all'interno. Ah sì, se uno segue le proprie stesse cose, non sbaglia. Devo creare un file che si chiama cat.etcproduction.conf. Questo ci fa vedere l'elenco degli articoli, perché no? Ups. Effetto demo. Issues. Fatemi un attimo. Ecco. $PSIS. Ok. TC2. Va bene. Effetto demo. Passiamo sulle riviste che ho già configurate. Scusatemi. Giusto per dirvelo, Turing Club Making, eval dollaro in setpat. A questo punto ho riattivato l'ambiente di produzione sulle riviste in lavorazione. Purtroppo non so perché, un attimo fa l'avevo fatto e funzionava. Posso fare TC2 LS, per esempio, la rivista che ho in lavorazione adesso. Questo mi fa vedere l'elenco di tutti quanti gli articoli che sono all'interno della rivista. Una volta fatto questo, posso, per esempio, compile, fare l'elenco del comando di compilazione e lanciarlo. Questo comando di compilazione compila la parte Emacs verso LaTeX, quindi per tutti quanti gli articoli che sono in un formato, nel nostro formato interno, nel markup testuale, vengono trasformati in LaTeX. L'ultimo comando, il comando successivo, è quello della composizione. La composizione fa proprio la costruzione del PDF. Quindi genera un documento principale per ogni rivista e per ogni, a parte gli errori, ma questa è la rivista in lavorazione, per ogni documento, per ogni articolo lo compone. A questo punto abbiamo la rivista
composta in formato in PDF. Ovviamente questa è la rivista che stiamo lavorando in questo momento. Tutto questo si basa su una serie di file, per esempio ogni rivista è una directory, dentro ogni directory c'è un file che definisce come è fatta la rivista, è un semplice ini file con alcune informazioni tipo il volume, il numero e così via, le cover line che sono gli shout di copertina, cioè gli strilli sulla copertina che vengono fatti in overlay sulla copertina grafica che facciamo da là, e poi l'elenco di tutti gli elementi, che possono essere elementi articoli oppure anche altri tipi di elementi, tipo la copertina, tipo una pubblicità, tipo l'editoriale che è un particolare tipo di articolo, la tavola dei contenuti o vari altri tipi di articoli. Questo file viene trasformato dal programma TC2 nel documento principale TEC, che è questo. Ognuna di queste variabili viene letta da questi file di produzione, da questi .conf e viene generata come variabile TEC. Ognuna di queste parti è un file di configurazione differente sostanzialmente, uno che riguarda l'intero sistema di produzione, uno che riguarda la testata e uno che riguarda l'issue, il numero in produzione. Alla fine c'è l'elenco di tutti quanti gli elementi della pubblicazione e quindi c'è la copertina, poi c'è una pubblicità, poi c'è l'editoriale, la tavola dei contenuti e così via. Questo è il documento principale LaTeX che viene eseguito, viene compilato, e ognuno di questi pezzi poi gli viene fatto l'input in un modo particolare. Un caso particolare, per esempio, lo vediamo sulla rivista precedente, 1503, è questo, dove alla fine dove nell'articolo, in questo focus, viene riportato un ulteriore elemento, e quello è una pubblicità nella mezza pagina finale dell'articolo. Quindi comporrà la mezza pagina finale dell'articolo e sotto ci mette la pubblicità. Gli articoli singolari sono in una directory particolare, ogni articolo è fatto dal file di produzione, il TCHL, che è una cosa del genere, nel quale ci sono delle variabili che definiscono appunto le informazioni che riguardano quell'articolo, tipo il titolo, l'autore e via dicendo, e poi tutto il testo non è che altro che testo normale, quindi non è LaTeX, ma in LaTeX viene trasformato. Esistono delle sezioni come queste, che sono le sezioni di importazione delle figure, e indifferentemente da quale ambiente di figura decidiamo di utilizzare, andando avanti nella scrittura della classe che stiamo scrivendo, non dovremo fare nient'altro che trasformare il file LISP su questo. Una volta che abbiamo questo, con un comando Emacs, viene trasformato in qualcosa che vi è più comprensibile, probabilmente, perché questo è il file di importazione LaTeX. All'interno della directory degli articoli ci sono le figure che in realtà non sono nemmeno trattate particolarmente, perché diciamo una delle rigidità che noi abbiamo è che le figure possono essere o su una singola colonna o su doppia colonna, non è possibile mettere su una colonna e mezza. Se mi risolvete questo problema vi do un premio, perché non credo che sia possibile, sinceramente, credo che sia abbastanza improbabile risolverlo. E poi, per esempio, i listati, gli elementi esterni, dove il listato non è nient'altro in questo caso che un elemento LaTeX, abbiamo deciso di utilizzare un elemento LaTeX importato appositamente,
dove c'è un ambiente LST listing che ci permette anche poi di giocare sulle chiavi dell'LST listing. Ok, io sostanzialmente ho... Vabbè, ci sono poche altre cose, tipo delle sezioni di importazione all'interno della rivista che sono fatte esattamente in tech e ovviamente dei file grafici che riguardano l'intera rivista e non i singoli articoli. Il tutto è veramente molto semplice, non è molto sofisticato. Il codice che realizza... Cioè la classe, le classi sono una classe e un package, il package serve solo per le copertine, la classe è questa e sono 2600 righe, quindi diciamo è lunga, c'è anche una parte che non è detto che voglia dire qualcosa in particolare, che è il trascinamento dalle classi di Pignalberi che non ho avuto il tempo di riguardare. Vi ringrazio. Se avete delle domande. Bellissimo. Ci sono secondo me due idee chiave. Subversion, che tutti devono usare un subversion, sì. Un git, un qualcosa, insomma, perché salva l'azienda. E, la differenza tra linguaggio... Devo dire che Subversion è meraviglioso anche sui file binari, eh? Sì. Quindi è proprio la soluzione definitiva. Sì. Forse Git è meglio. Si può andare avanti rispetto a Subversion. Va bene, me lo spieghi. Git, ne parlo sabato prossimo alle nostre. Va bene. Git è il passo successivo, però non credo che faccia cose più oltre a quello che a te serve, insomma, per Subversion. Sì. Secondo me se hai tempo da investire però sull'UA su Context perché è nato per gestire queste cose qui, quindi flussi, progetti che si combinano, ma è meglio che prima acquisti una dimestichezza con questa cosa qui che Tieni conto che il nostro obiettivo non è tanto quello di fare le classi tech, quanto di far uscire 80 pagine al mese di contenuto, che non è facilissimo. Esatto. Quindi tieni conto che di fare comunità su questa cosa, perché poi è cambiato, non l'ho detto, completamente il modello di business, non è più un modello di business commerciale, gli articoli come nel caso scientifico o professionale non si pagano. Si sta all'interno della comunità, tant'è vero che io tento di venire anche in queste occasioni del genere, quindi si fa rete, che poi era il modo di essere di Infomedia quando è partita, insomma. Sì. Poi c'è stata una virata commerciale, perché era ovvio che venisse una virata commerciale alla quale noi vogliamo recedere. Quello che abbiamo fatto è essenzialmente un'impresa sociale di comunità. È una cooperativa, non distribuisce utili e via dicendo, è fatta da programmatori, è fatta dalla comunità, insomma. Diciamo che Context in questo caso qui è assolutamente consigliato, però presuppone una certa sensibilità che tu ti stai facendo adesso con LaTeX, insomma, e quindi forse, non so, fra 6 mesi, quando dici ho inquadrato le varie problematiche che io stampo, quindi so benissimo cosa vuol dire, deve uscire. E allora, quando hai preso le misure, hai capito dove è il problema, capisci cosa cercare in Context e secondo me ti risolve parecchi problemi. È veramente... Hai due ingredienti fondamentali, altre non ti serve. Se vuoi dopo ti dico il link per trasformare i PDF in Flash. E se hai questa... In realtà noi già facciamo così. Noi pubblichiamo tutto su Scribd, ma in effetti c'è anche Google, cioè ce ne sono vari. Fra parentesi, il programmino fa proprio quello, fa l'upload, fa il review, fa tutta una serie di cose, anche sociali all'interno della comunità. Cioè l'autore a un certo punto si vede arrivare il link a Scribd per riguardarsi la cosa e poter cambiare il proprio articolo contemporaneamente. Quindi diciamo, un po' alla volta. Altro?
No, bene, allora ringraziamo Emanuele Somma. Vi ringrazio.